Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui come promesso con me, Marco, e con il gameplay di Prezzemolo in una giornata da incubo. Si tratta sostanzialmente di un gioco piuttosto datato, risalente appunto al 2003, che vede come protagonisti Prezzemolo e le altre mascotte del parco. È un gioco che non ho mai fatto, l'ho comprato approfittando di questa chiusura forzata a cui tutti siamo sottoposti. L'ho comprato da eBay e sto iniziando ora a giocarlo. È una blind run, nel senso corsa, letteralmente vuol dire corsa alla cieca. Significa che io non ho mai fatto appunto questo gioco e lo vedo ora per la prima volta assieme a voi, appunto giocandolo con voi. Bah, vediamo un po' com'è. Eccoci qui all'albero di Prezzemolo. Mi piace molto questo inserto, devo dire, perché come avrete visto inizialmente è molto veritiero, cioè è molto fedele all'albero presente al parco. Ecco Aurora, la pizza con le fragole, presumo, di cui il nostro Prezzemolo, ricordiamo, è dotto. Che succede? Ok, penso che la pizza con le fragole sì, ha decisamente divorato Aurora. Se non si tratta di un incubo, è un'apocalisse, ma credo, spero sia un sogno. Sì, è decisamente un sogno. Ok, come immaginavo, effettivamente Aurora non è davvero stata divorata da una pizza. Si trattava di un sogno, così come la comparsa di bambù in mezzo alla tempesta o i fiori che crescono in 2 secondi. Paguia, torre di controllo! Paguia, torre di controllo! Rispondete! Passo! Pagui? Pagui, rispondimi, Pagui! Pagui, sono Prezzemolo! Mi senti? Stai bene? Ma onestamente sono stato meglio! Ma perché hai chiuso le tante? Si chiamano ante, Pagui! Beh, sai, il temporale di ieri notte e tutto il resto? Sai, temo non sia stata l'unica cosa spiacevole successa ieri notte, Prezzemolo. E cosa intendi? Ma questa mattina avevo appuntamento con Bambù per accompagnarlo a comprare un certo componente per la sua ultima invenzione. Sai di che cosa si trattasse? Oh, un'invenzione rivoluzionaria! O almeno così mi ha detto. Se non ricordo male, si tratta della televifogna. Una specie di televisione per le fogne? Non vedo che utilizzo possa avere, oltre all'essere una disgustosa alternativa al canale chirurgico.
Ma che importa ora? Prezzemolo, Bambù è sparito e il suo laboratorio è ridotto a un baccello! Un baccello? Vorrei dire un macello, Pagui! Beh, ho perlustrato tutta Tanabù e di Bambù non sembra esserci traccia! Pare addirittura sia stato io l'ultimo ad incontrarlo ieri sera! Per mille pizzo alle fragole! Mi stai preoccupando! Speriamo non sia in pericolo! Sparito senza lasciar tracce! Pagui, dobbiamo assolutamente fare qualcosa! Aurora è già al laboratorio di Bambù. Pensavamo di cercare di ricostruire cosa possa essere successo, di trovare qualche inizio, magari. Indizio? Beh, potremmo non avere troppo tempo da perdere, prezzemolo. Io raggiungo Aurora al laboratorio di Bambù. Credo sia una buona idea che tu ci raggiunga al più presto. Stavo pensando la stessa cosa, amico. Il tempo di vestirvi e sarò da voi. Ma se sono anni che vai in giro nudo! Beh, si fa per dire, no? Spero non ti sia successo nulla, Bambù, amico mio. Ok, quindi in sostanza Pagui, entrando in maniera poco ortodossa in casa nostra, ci ha annunciato la scomparsa del nostro amico panda Pagui. Ok. Come vi dicevo e come potete vedere la grafica è piuttosto vecchia, si tratta di un gioco punta e clicca, cioè cliccando con il mouse prezzemolo si sposta secondo gli ordini che noi gli diamo ed interagisce con gli oggetti, vedete? Per esempio. Forse dovrei provare a spiegare con maggior chiarezza dove si trova la porta a Pagui. Da qui si vedono il laboratorio di Bambù e il mare. A volte, nelle sere di tempesta, mi affascina sedermi qui di fronte e... Ma che voglio prendere in giro? Dormire. A me durante le tempeste piace dormire. In effetti anche quando c'è bel tempo. Beh, non che mi dispiace quando è nuvoloso, chiaro. Oh, e di notte! È quasi senza dubbio la migliore cosa che si possa fare di notte. Sì, mi trovi d'accordo, prezzemolo, e prezzemolo è effettivamente, come lo conosciamo noi, un dormiglione. È rosso. L'ovvietà. Questa l'ho comprata di seconda mano. Non sono mai riuscito ad aprire le ante, ma per il prezzo che aveva, resterebbe un affare anche se ci fosse nascosto dentro qualcuno. No! Zitto tu! Come zitto tu? Cioè, c'è qualcuno, penso, dentro la credenza di prezzemolo, ma lui non sembra fare una piega o essere turbato. La specchiera era parte di questa credenza che ho comprato usata. Non l'ho sostituita per evitare la proverbiale sfortuna nel caso si dovesse rompere di nuovo. Scusate. Aurora sostiene sia insensato come cercare di pulirsi le unghie con una matita, ma diamine, questa è casa mia! Scusate, proviamo ad aprire per curiosità la credenza. Non sono mai riuscito ad aprirla e non sono minimamente interessato a qualunque cosa contenga. Che sembrerebbe essere un essere vivente che peraltro si è lamentato, prezzemolo. Che odore delizioso! Allora, proviamo ad aprire il comodino. Vediamo cosa c'è all'interno. Come sospettavo, contiene un mucchio di fazzoletti usati e una moneta... Ehi! Oh, una moneta d'oro! Grazie mille, signor cassetto! Perfetto. Il letto. È il mio letto! Lo preferivo quando era arancione. Ok. Proviamo ad aprire l'armadio. Vediamo un po'. Ed ecco il mio guardaroba che fa bella mostra di sé in ennesimo trionfo del metodo induttivo. Scusate, sono io
o l'ultimo sembra un vestito rosa da coniglietto? Imbarazzanti quanto solo dei pezzi di tela cuciti insieme possono esserlo. È decisamente un costume da coniglietto. Prezzemolo, devi dirci qualcosa? Vabbè, ignoriamo il costume. Allora, proviamo a vedere il piano di sopra della casa di Prezzemolo, dell'albero di Prezzemolo. Questo è il mio studio, la parte di casa mia che preferisco. Devo dire che l'interno dell'albero per ora mi piace molto, perché lo trovo comunque fedele nella riproduzione. Proporzionate ed eleganti. Rispetto appunto all'albero effettivamente presente al parco. Per sono l'interno. Foto della mia vecchia casa sull'albero. Guardate anche questo particolare, mi colpisce molto la macchina fotografica. Sembra proprio la macchina fotografica che si trova al parco, all'ultimo piano della casa di Prezzemolo, dell'albero di Prezzemolo, ed è la macchina che utilizzano i fotografi per scattare le foto con Prezzemolo peluche gigante. Non so se avete presente. È la mia macchina fotografica, una forma di nostalgia. Mi piace, perché questo è davvero un richiamo a com'è effettivamente l'albero di Prezzemolo. Ecco, anche il tavolo, secondo me, tra l'altro, rispecchia in maniera molto fedele quello che c'è il tavolo che c'è all'interno della casa di Prezzemolo a Gardaland. Sono ante, le ante del mobile dello studio della casa sull'albero di Tanabu. Si aprono per mezzo di maniglie. Le maniglie delle ante del mobile dello studio della casa sull'albero di Tanabu. Queste maniglie sono avvitate alle ante. E quelle sono le viti delle maniglie delle ante del mobile. Insomma, è chiaro, no? Chiarissimo. Mi sembra, peraltro, di notare che anche il personaggio di Prezzemolo sia fedele a come effettivamente noi lo conosciamo. Aurora crede che io abbia talento e io ne scrivo su questo grosso libro verde. Quando mi viene a trovare le leggiamo insieme e ne inventiamo altre. Proviamo a leggerne una. Non è rimasto molto cibo in città. Alcuni di noi stanno seriamente chiedendosi se questa sia davvero la fine. Altri, di solito quelli che erano stati grassocci, lo trovano dolorosamente ironico. Tutti quanti vorremmo andarcene. Siamo lentamente diventati invisibili alle altre persone. È però un dato di fatto che siamo noi a non riuscire più a sentire le loro voci. Giovane forestiero, madre, ragazza disperata con le scarpe rotte. Le mie scarpe sembrano ancora in buono stato, per ora. Fine. Allora, non so come commentare onestamente questa storia. Ne leggerei un'altra, ecco. C'era una volta, in un regno non distante da qui, una rana magica, con un fiocco colorato attorno al collo molliccio. Questa rana magica, non sarà sfuggito ai più attenti tra i miei lettori, è la stessa rana magica dei tre racconti precedenti. Troppo impegnata con l'enigmistica e la digestione, il nostro anfibio non si accorse quel giorno di essere finito in mezzo alla strada sulla quale un asino, seguito da un carretto ordinatamente pieno di pesanti mattoni, stava faticosamente trascinando gli zoccoli. Non si accorse quasi quando il primo zoccolo le sfiorò la testa. Cominciò ad insospettirsi quando una ruota per poco non le sbriciolò entrambe le zampe posteriori. Andò invece su tutte le furie quando fu calciata dallo stivale del venditore di mattoni che seguiva a piedi. La rana magica finì ruzzolando nel fossato e, accecata dall'ira e ferita nell'orgoglio, dovreste sapere che questa rana magica non aveva il minimo senso dell'umorismo. Lanciò una maledizione sull'ignaro venditore di mattoni. Che tu non possa mai trovare moglie, sciocco venditore di mattoni! Gracidò. E così fu. Anche se il venditore diede sempre la colpa alla propria faccia stomachevole che, detto fra noi, lo era davvero. Fine. Beh, questa avrebbe bisogno di qualche ritocco. Forse anche molte altre. Meglio non leggerne più per oggi, c'è ben altro da fare. Sì, concordo sul fatto che effettivamente forse sia meglio non leggerne più. Voglio bene a Prezzemolo, ma devo dire che non se l'è cavato granché bene come scrittore, ecco. Comunissime e orribili presine.
Questa stufa riscalda il mio studio quando fa freddo. C'è lo sportello. Sì, proviamo ad aprirlo. Ehi, c'è qualcosa che scintilla tra la cenere. Una moneta d'oro. Ma che cavolo ci ho bruciato qui dentro? Ok, proviamo a vedere l'esterno. Ecco, mi piace molto, devo dire, anche l'esterno, perché effettivamente, se ci fate caso, questa struttura della casa esterna somiglia molto alla casa presente, alla struttura presente all'ultimo piano dell'albero di prezzemolo al parco, con anche il balconcino. Mi piace molto. È molto fedele. Questo me l'ha regalato Pagui per il mio ultimo compleanno. Così non ci perderemo di pista, ha detto. Credo intendesse di vista. Ottimo. Allora, direi di finire l'esplorazione dell'albero di prezzemolo scendendo all'ultimo piano, perché mi pare ci fossero anche delle scale che dalla stanza da letto scendevano. Ok, l'armadio con il costume da coniglietto rosa, che non mi è sfuggito, caro prezzemolo. Poi magari un giorno ci spiegherà come mai quel costume è presente nel suo armadio. Deliziosi scacchi. In che senso deliziosi? Cosa avrà voluto dire? Sono fiori splendidamente falsi. Ottimo. Splendidamente falsi. Ah, questi fiori me li ha regalati Aurora 2 giorni fa. Avrei preferito qualcosa di commestibile, ma... Ehi, non si può avere tutto dalla vita. Ok, sì, è decisamente il prezzemolo che conosciamo, mangione. Vediamo un po'. Ho comprato questa boccia nella speranza che un giorno qualche pesce ci voglia venire a vivere. Credo sarebbe crudele imporre la mia volontà ad altri animali. Quello che faccio allora è prendermi cura di questa boccia e aspettare. Aspettare che un pesce decida di saltarci dentro, null'altro. Ha! E questa è anche la ragione per cui lascio sempre questa finestra aperta. Ok, molto lodevole il fatto che prezzemolo sia rispettoso degli animali. Dubito che funzioni il piano di un pesce che salti dentro dalla finestra direttamente nella boccia, ecco. Questa porta ha qualcosa di strano. Ok, ha qualcosa di strano. Vediamo se possiamo... Ehi, ma questa... Prenderla. Questa è una moneta d'oro! Non ricordavo di averla usata come porta. Credo di dover ringraziare il vecchio me stesso per questa. Il vecchio me stesso, che paradossalmente era il giovane me stesso. Beh, questa credo fosse l'ultima delle monete che avevo in casa. Ok, quindi... Ha finito effettivamente di raccogliere le monete che erano presenti nella stanza. È la brutta copia di una lettera che sto scrivendo a mia casa. Madre. D'accordo. Certo, leggiamo assolutamente la lettera di prezzemolo alla mamma. Oh madre, è stata senz'altro una piacevole sorpresa trovare alcune tue righe sotto la mia porta. Questo non lo dico per suggerirti idee come dovresti scrivere di più o roba del genere, niente affatto. Solo sono felice di essere tenuto informato dei piccoli e grandi trionfi della famiglia. Assolutamente, proseguiamo. Ho molto apprezzato le tue bugie per quanto riguarda quel piccolo geco, ma davvero credo mi sentirò sempre in colpa per quello che è successo. Se ci sarà un inferno, sono convinto consisterà in una stanza titanica e io sarò costretto in un angolo da gechi giganteschi che mi faranno andare regolarmente il cuore in pezzi, terrorizzandomi. Mi culleranno tra le più deliziose fitte di dolore per l'eternità. Per il resto, tutto va per il meglio e... Vabbè, ieri sera mi è mancato il tempo per finirla. Ok, molto inquietante, soprattutto la parte sui gechi, è abbastanza spaventosa. Però vabbè, chi siamo noi per giudicare? Pur
portavo questo cappello quando ero un cucciolo. Oh, chissà che carino. Questa me la sono guadagnata eroicamente al torneo di scacchi dello scorso anno. Ho ingoiato ben 25 pezzi. Ehi, è quasi una scacchiera completa. Ingoiato. Cosa intendere dire con ingoiato? Cioè, ingoiato nel vero senso della parola, ha ingoiato 25 pezzi. Cioè, si è mangiato la scacchiera. Ecco spiegato perché dice che gli scacchi sono deliziosi. Mi sto ancora chiedendo cosa ci faccia questo in casa mia. Beh, perfetto, direi. Ottimo, non sa nemmeno cosa ci faccia in casa sua. Direi di aprire la porta e spostarci all'esterno, allora. Aperta! Vediamo un po' il giardino. C'è il pozzo. Carrucolosa. Carrucolosa, certo. Queste sono senza alcun dubbio solide assi. Per qualche ragione, molto tempo fa, il pozzo è stato sigillato con delle assi. C'è però una sottile fessura. Ottimo, direi. Proviamo a vedere la struttura dell'albero da lontano, perché è davvero bello. È la mia nuova casa sull'albero, riprogettata e ricostruita da bambù dopo aver incenerito quella precedente nel corso di un esperimento che deve essergli sfuggito di mano. È stata una fortunata coincidenza che avesse inventato solo qualche giorno prima una sostanza in grado di accelerare la crescita vegetale. Quindi, cioè, io non sapevo questa storia dell'albero di prezzemolo, il fatto che fosse stato creato appunto da bambù dopo che lui stesso aveva distrutto il precedente in un esperimento andato male, e non sapevo neanche che fosse stato creato appunto con questa specie di pozione, diciamo, per la crescita rapida dei vegetali. Però ero concentrato appunto sul guardare quanto sia bello e fedele rispetto all'originale presente al parco, l'albero di prezzemolo in questo gioco, con anche addirittura la scala che sale. È perfetto. Così come mi piace anche il rispetto che hanno avuto per il personaggio di prezzemolo, che devo dire è molto coerente con come io lo conosco attraverso, per esempio, i fumetti, le storie, la serie animata e quant'altro. Io direi che prima di andare al laboratorio di bambù possiamo fermarci qui con il primo gameplay. Fateci sapere nei commenti se vi è piaciuto, diteci se come me appunto anche voi trovate che l'albero, la casa di prezzemolo, sia estremamente bella e fedele a quella presente al parco, e se anche voi come me appunto apprezzate il fatto che il personaggio di prezzemolo sembri essere molto coerente con quello presente nei fumetti e nella serie animata. Fateci sapere e ci vediamo al prossimo gameplay, ragazzi. Grazie mille per averci seguito. Ciao!